Bene, mi sembra anche giunta l'ora di presentarvi un ospite che è qui con i bracci, prende la panchina, metterli. Un ospite che più che un ospite è un amico di tanti anni che ci conosciamo e si chiama Gian Maria Testa e ce l'abbiamo proprio. Vieni Gian. Eravamo già d'accordo. Buongiorno, buonasera. Buonasera. Ho staccato tutto anche il microfono. No, ce l'ho, è mio. Vedete, Azio. Ecco. Ciao Gian. Come va? Non lo so, perché... mi hai detto vieni il 22, son venuto. Ma sono venuto perché ho un problema, in verità. Ecco, ma il fatto è che tu... si viene per questo. Sì, ma questo è un problema... che i canonici non conoscono. Ma lascia stare, lascio decidere ai canonici, che tipo? Tipo i piedi delle donne. Tu... Sì, sull'argomento non sono tanto preparato. Se mi avessi detto altro, magari qualcosa sapevo. Ma il piede non proprio. Perché il piede? Perché le donne, a un certo punto, non si sa come mai... concentrano tutto il calore del, insomma, nella parte centrale del loro corpo e le estremità si raggelano. Ma è questione di, no, di pressione. Se non sai non parlare. Forse potrebbe essere depressione. Quindi stai dicendomi che è colpa mia? No. Non è che tutte le volte che dico depressione te devi sentire tirato in causa. Gian, io e te ci siamo fatti delle sane risate, tu lo sai. Qualcuno me la ricordo, sì. Però mi hanno detto stamattina al mercato, sì. Mi ha detto un tipo, mi ha detto ieri sera, sì. Padre Filippo ha fatto una battuta. Poco felice. No, non ha detto così, ha fatto una battuta, ha alzato un attimo il culo da lì. Ecco, così. Culo si può dire. Che hai parlato a sproposito. No, ecco. Della... No, ma non sai neanche cosa ti stavo dicendo. Ma hai parlato a sproposito dell'allegria rispetto a me. Invece era gioia. No, era felicità. Felicità, hai ragione. No, Gian no, ho detto questo. Perché Gian e Carlin Petrini c'era ieri sera e fanno una cosa insieme benefica, molto bella, perché questa cosa benefica va a finire da qualche... Taglia Kurt. Però ho pensato alla felicità e all'allegria, perché sono due cose che vanno... No, è questo che tu... La felicità è una cosa intima, l'allegria è lo sghignazzamento di voi preti. La felicità è una roba che puoi fare, puoi avere anche se non ridi. Ma te sei provato già a ridere che non sei felice... Come fai? Cioè, diciamo, c'è tutto che ti gira, ti metti a ridere, non ti metti mica a ridere. Allora gli ho detto a Carlin, ma sei sicuro poi che con Gian riesci proprio a fare tutta sta felicità? E quello che gli ho detto. Perché delle volte mi metti un po' così. Non darmi le patte alle spalle. No, perché penso che sia tipo il cappello di Archimede, ti vengono le idee così. Ad ogni modo, a tutti ad ogni modo. Modo, lasciamo perdere, che tanto dialetticamente vinci sempre tu. Ritorniamo sui piedi. Sui piedi. Allora, perché hai questo problema? Questo non lo so. Piedi? No, perché ho il problema, lo so, perché mi ritrovo dei piedi contro, diciamo, vabbè, non sto a specificare. Le scapole. Sì, non più giù, ecco, delle quelle scapole. Quella è tortura. Ti insegno un modo, anche se non ho mai provato. Guarda, ti faccio vedere. Faglieli mettere qua. Tu gli dai la schiena, per non dire del resto. Glieli fai mettere qua. Poi chiudi qua. Tempo 3 minuti si scaldano. Se te li fai mettere qua, tempo... 2 minuti e ti raffreddi tu.
Qua devi fargli. Un genio, ecco, guarda l'orchestra.